Raghi, oggi vedremo il gioco più odiato di Roblox. Siamo nella pagina principale di Roblox, ok? Vedete che ci sono tantissimi giochi e ovviamente noi sappiamo che questo simbolino qui significa che le persone che ci stanno giocando sono 10.000, ok? E a fianco a questo 10.000 c'è un 87%, che significa che su 100 persone più di 80 hanno messo mi piace, quindi è un gioco fighissimo. Ma io sono qui per trovare il gioco che tutti voi odiate, che sotto sotto avete messo non mi piace perché vi fa schifo. Iniziamo da uno che è stato abbastanza piaciuto, insomma è quello che uso io per spiare le coppie. Qui dentro ci sono tutte le coppiette, le persone che vogliono parlare, ballare, giocare, insomma è un bel posto per incontrare nuova gente. Ma vedete qui c'è scritto 113.000 mi piace e 41.000 non mi piace. Sono abbastanza per un gioco del genere. Andiamo a vedere come mai, secondo me. Woohoo, siamo nel club, raghi, è un gioco super figo davvero. Per quello molte persone ci hanno messo più like che non mi piace. Però allo stesso tempo, se siete un po' più piccoli e siete abbastanza grandi, ci sono davvero tanti insulti. La gente qui è cattiva e poi fanno cose strane, tipo cose strane. Come secondo gioco con molti non mi piace ho trovato questo Sleepover Boys and Girls. Ha 15.000 mi piace e 11 non mi piace, quasi la metà. Non ci ho mai giocato, voglio capire perché lo odiano così tanto. Wow, ci siamo, c'è anche la voice chat, raghi. Mi sembra un gioco carino, insomma ha la voice chat, hello. Ci sono i modelli. Qui posso ballare, tipo, posso ballare? Sì, posso ballare, posso cambiarmi i vestiti, posso fare un sacco di roba. Quindi non capisco perché sia così odiato questo gioco. Mi dispiace, ci sono anche i capelli, altri vestiti, la piscina, ovviamente, beh, un pool party, una party in piscina, cavolo, se non c'era la piscina. Però forse è perché ci sono così tante robe da comprare che ogni dove cammini ti fanno comprare qualcosa. E, beh, non puoi entrare nelle case, non c'è letteralmente niente, nessuno ci gioca. Quindi sì, forse è per questo. Quest'altro gioco qui, io penso che sia strano che sia così non piaciuto. Guardate un po' qui, Escape the Carnival of Terror. Ci avete mai giocato? È famosissimo questi giorni. Infatti ci stanno giocando proprio adesso quasi 6.000 persone, raga. Sono tante 6.000 persone. Eppure ha proprio quasi la metà di persone che a cui non piace. Guardate qui, cioè sono due tacchette e mezzo, è orribile. Wow, ok, mi sta un po' caricando il pollentino, magari è per questo. Però, cioè, mi sembra carino. Ah, siamo arrivati nel carnevale degli orrori. Dai, non è così brutto, raghi. Perché lo odiate? A me sta piacendo, cioè se io vado qui. Ah, non funziona, ci sono rimasta male. Vabbè, ci dovrò andare a piedi. È un hobby, è fighissimo, dai, raga, non può non piacervi. Secondo voi perché è così non piaciuto? Magari perché è horror? C'è un palloncino che vola? Perché fa paura? Non lo so, non riesco a spiegarvelo, mi sta piacendo. Wow! Sono morta. Cioè, raga, scherzate, c'è addirittura... Oh mio Dio, un clown! Però c'è una... come si chiama? La ruota panoramica! Cioè, state scherzando? Mannaggia a te, clown del cavolo! Forse è per questo, forse è per questo. Per voi ora un gioco molto famoso, è molto brutto a quanto pare. Guardate un po' le visite, 5 milioni di persone sono entrate in questo gioco. Sono una marea di persone, più delle persone che hanno giocato ad Adopt Me, forse no. Però guardate qui, è orribile, non è piaciuto da nessuno. C'è una tacchetta e mezzo, proprio fa schifo a tutti. Raga, qual è il problema di questo hobby? Mi sembra abbastanza carino, c'è un orsetto e tutto verde e colorato. Sarà quella roba lì che ti gira intorno, ti fa venire mal di testa quando ci arrivi? Non lo so, vediamo. Cioè, raga, me ne sono accorta pure ora, posso anche ballare, scusatemi. Ma scusatemi, ma perché non vi piace questo gioco? Raga, è anche per i noob questo gioco, forse. No, coraggio tesoro, ce la puoi fare. Ce la puoi, l'ho vista cadere 6 volte, ragazzi. Tesoro, ce la puoi fare, vai. No. È colpa mia, secondo voi? Ups. Raga, sono arrivata alla parte difficile e mi sono accorta che è solo un corridoio dritto. È per questo che questo gioco non è piaciuto, perché è troppo facile, basta che ci cammino. Oltretutto, guardate la mia amica di prima. Vai tesoro, vai, ce la sta facendo. È troppo facile perfino per lei. Ora andiamo a vedere uno dei peggiori giochi della storia. Due player Alien Tycoon, Area 51. A quanto pare fa schifo perché un sacco di gente ci ha giocato, 3 milioni di persone, ok? E a solo mille persone è piaciuto, tutte le altre ha fatto schifo. Eppure è un tycoon normale, dovrebbero esserci gli alieni. Scegliamo la base rossa.
forse perché non c'è nessun alieno? E perché devo aspettare 80 anni per avere 1000 di soldi? Sì, penso di sì, l'unico alieno che c'è qui è quello lì e io sono qui che produco, non lo so, zollette di zucchero. Oh, è arrivata una persona, ciao! Ciao tizio! Oh ragazzi, sono arrivata al secondo piano, mi sto già annoiando. Addirittura il tizio che era venuto per vedere questo gioco se n'è andato, a quanto pare fa davvero schifo. Ma raghi, ora vi voglio sorprendere perché il gioco con più non mi piace di tutta l'intera Roblox, di tutti i giochi che sono mai stati fatti, è Adopt Me. Non ci credete? Guardate un po' qua, 1 milione di non mi piace. Ragazzi, nessun altro gioco su Roblox, nemmeno Brookhaven, ha così tanti non mi piace. Ha 5 milioni di mi piace, quindi ovviamente è un gioco bellissimo. Ma 1 milione di non mi piace, 1 milione di persone sono andate lì e hanno detto che schifo Adopt Me e hanno messo il dislike. E io invece ovviamente ho messo like. Ricordatevi di lasciare un like sia a questo video sia ai giochi di Roblox che vi piacciono. Ma non è finita qui, perché c'è un altro gioco molto molto brutto che ha pochissimi like. E non è, cioè, o meglio, è Adopt Me, ma non è Adopt Me. È questo qui, Adopt Me Pets per Brookhaven. È un misto di Adopt Me e Brookhaven. L'idea è geniale, io ci avrei giocato, sarebbe stato davvero figo se l'avessero fatto bene. Ma ha solo 97 mi piace, ragazzi, mezza tacchetta. Ed è stato visitato quasi da 1 milione di persone. E c'è gente pure che ci sta giocando. Tada! No, vero? Non vi sembra Brookhaven. E non vi sembra nemmeno Adopt Me. Scusatevi voi, ma perché state giocando a questo gioco? Che... Oh, per le lucine. Ah, giusto. Wow, proprio come su Adopt Me. Oh mio Dio, dei blocchi. Non mi sono mai divertita così tanto nella mia vita. Ui. Ma raghi, ancora di più di quel gioco di là, i giochi davvero più brutti di Roblox sono questi qui, che vi promettono Robux gratis quando non possono darveli. Per esempio, questo qui, che dice che vi darà soldi gratis, è roba gratis, è davvero a pochissimi e mi piace, ragazzi, perché fa proprio schifo, quindi se lo merita. Raghi, addirittura sono entrata in uno di questi giochi dei soldi gratis e guardate dove sono! Oh mio Dio, sono della mappa di prima, quella che ti dà Roblox appena ti iscrivi. Cioè, ragazzi, dei clown questi qui. Comunque fatemi sapere qual è il vostro gioco più brutto che avete mai giocato su Roblox, che magari nel prossimo video lo proverò. Ah.